in apertura la eh, notizia che riguarda una eh, inchiesta della Procura dell'Aquila che ha, ha scoperchiato un'organizzazione che eh, cercava di eh, truccare i concorsi per entrare nelle forze dell'ordine, hanno violato la legge per riuscire ad entrare tra coloro che normalmente la fanno rispettare, eh, le forze dell'ordine appunto. Lo hanno fatto per essere assunti come poliziotti, finanzieri, agenti penitenziari e vigili del fuoco. Il, il gioco, però, non è durato, i truffatori sono finiti. Nelle maglie della giustizia, quella vera, grazie all'inchiesta sui concorsi truccati avviata dalla Procura dell'Aquila. Fin qui il bilancio è di 70 persone indagate, molte delle quali appartenenti alle forze di polizia. Dalle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza dell'Aquila, guidate dal colonnello Aurelio Soldano e coordinate dal pubblico ministero Stefano Gallo, l'organizzazione era appannaggio di due sodalizi criminali: il primo di stanza nella e il secondo nel Casertano. In sostanza gli indagati falsificavano i documenti per l'accesso al concorso della Guardia di Finanza e nelle prove d'esame poi sostituivano i candidati reali con persone di fiducia particolarmente preparate. Ovviamente tutto in cambio di una somma di danaro, si parla di 10.000 euro per ogni candidato, una condotta illecita che ha consentito l'assunzione di diversi candidati. Poi finiti in servizio nelle diverse forze di polizia e per questo tra gli indagati, appunto, ci sarebbero anche graduati dalle varie forze e dei vigili del fuoco. Le indagini estese a tutto il territorio italiano. Sono partite dall'attività investigativa dei finanzieri Aquilani, non si esclude che abbiano altri eh, sviluppi. Le ipotesi eh, di reato contestate sono falso, truffa e eh, sostituzione di persone. È la prima volta che si parla di concorso truccato all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti delle fiamme gialle di eh, Coppito.